Partiamo con l'oggetto numero 1, mancati versamenti delle quote spettanti al Comune di Perugia alla SAS S.p.A. Intendimenti della Giunta regionale, interroga il vicepresidente Bettarelli, risponde la presidente Tesei. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, l'interrogazione di oggi vuole provare a fare chiarezza rispetto ad una questione più volte dibattuta in quest'Aula, in modo particolare grazie alle interrogazioni dei colleghi consiglieri Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, sempre a risposta della Presidente Tesei, che è in merito alle quote versate o non versate da parte dei soci della SASE, quindi aeroporto. In particolare, credo che sia del tutto evidente, e anche i dati lo attestano, che l'aeroporto San Francesco di Assisi è una delle infrastrutture più importanti nel settore trasporti per l'Umbria. È del tutto evidente che ne usufruiscono tutte le città dell'Umbria, in modo particolare Assisi e Perugia, perché sono i comuni, diciamo, più vicini, che anche a livello di flussi turistici hanno un indotto assolutamente importante. Il Comune di Perugia è socio per una quota pari al 6,25%, il Comune di Assisi detiene una quota del 4,8%, e c'è stato un piano industriale che 2022-2024, su cui ad esempio il Comune di Perugia aveva espresso un voto contrario. Come dicevo, sia in quest'Aula che attraverso numerosi articoli stampa è stato evidenziato il mancato pagamento delle quote di circa 250.000 euro per gli anni 2022, 2023 e anche 2024 da parte del Comune di Assisi, con una violenta reprimenda da parte di tutti i rappresentanti istituzionali del livello regionale, la Presidente in primis, rispetto al fatto che il mancato versamento di questa quota andava a penalizzare gli investimenti programmati per un'infrastruttura così importante. Cito il virgolettato: il contributo di Assisi è determinante e va versato, perché la realizzazione degli investimenti programmati dipende dal versamento del contributo. Emerso, rileggendo sia gli atti di consiglio che poi quelli in commissione consiliare, in particolare del Comune di Perugia, nella commissione del 21 febbraio, in particolare attraverso l'intervento della consigliera Erika Borghesi, e diceva emerso anche da altri interventi della Presidente, che il Comune di Perugia stesso non avesse versato la quota di cui in oggetto, che si aggira sempre intorno ai 250.000 euro. Quindi quello che ci tengo, come dire, a precisare e su cui avere chiarezza con l'interrogazione odierna, anche a seguito di una serie di delibere della Corte dei Conti, a pareri e una serie di atti che trovate poi sull'interrogazione, ma che non sto per brevità a enunciare, in buona sostanza la richiesta è di come dire, avere contezza del fatto che alla SASE non siano entrate sia le quote del Comune di Assisi e nemmeno quelle del Comune di Perugia. Quindi se sono entrate entrambe, una sì e una no, o nessuna delle due. Se a conoscenza del fatto che ci sia una questione di legittimità contabile o meno rispetto al versamento di queste quote, almeno per quello che riguarda il Comune di Assisi, che è stato, come dire, sorteggiato, e quindi c'è la Corte dei Conti che si è espressa nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2023 e che sul capitolo SASE, leggo testuali parole,
Secondo il successivo comma 5, le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del Codice Civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato per 3 esercizi consecutivi perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Quindi, a seguito di una serie di pareri, sembra che ci siano delle questioni legate alla legittimità contabile o meno sulla tipologia di versamento, e che se, stante queste due domande, quindi questi versamenti non sono arrivati per motivi di legittimità contabile, ripeto, se a questo punto non ritiene che il piano industriale di SASE vada rivisto, e come pensa la Regione, a fronte del fatto che ci sia la conferma del mancato versamento di 2 soci così importanti, come la Regione intende completare gli investimenti programmati. Grazie. Prego, Presidente Tesei. Sì, grazie. Gentile consigliere Bettarelli, cercherò di fornire una risposta il più possibile didascalica su un tema che mi auguro possa vedere d'accordo tutte le forze politiche, anche se la parte finale del suo intervento di illustrazione dell'interrogazione mi inquietano un poco, perché se noi pensiamo di dover rivedere i piani industriali di SASE sullo sviluppo del nostro aeroporto, significa che abbiamo visioni completamente opposte sullo sviluppo economico della nostra regione, il che, ecco, apre a delle riflessioni abbastanza inquietanti. Comunque, andiamo per gradi. Ad esito del bilancio 2020, che ricordo registrava una perdita di circa 1.600.000 euro dopo anni di gestione non certo performante dell'aeroporto, e poi successivamente il terribile anno del Covid, SASE era sul punto di portare i libri in tribunale e con essa far cessare l'operatività di un sistema di trasporto che lei stesso prima ha definito essenziale per l'Umbria e di un formidabile generatore di turismo, business e quindi PIL della nostra regione, quale appunto l'aeroporto, come oggi unanimemente riconosciuto da tutti. Fu solo il coraggio della Regione Umbria e dell'attuale giunta regionale che consentì, con un intervento tramite Sviluppo Umbria, che ricapitalizzò per il 100% delle quote, di salvare il nostro aeroporto con un piano di risanamento, rilancio e sviluppo, condiviso naturalmente con i soci. Questo piano prevedeva il sostegno dei soci, volto, grazie ai propri contributi, a far diventare l'aeroporto quello che oggi, un obiettivo ce l'avamo posti di 500.000 passeggeri, un bilancio stabilmente in pareggio e una situazione finanziaria solida. Questi erano gli obiettivi che credo abbiamo centrato completamente. Ora, e questi obiettivi li abbiamo anche in qualche modo raggiunti in anticipo, perché 500.000 passeggeri, le rotte strategiche in Italia e in Europa, bilanci costantemente inutili in questi 3 anni, dal 21, per un totale di circa 550.000 euro girati a patrimonio, ecco, consentono di avere una situazione finanziaria stabile. Tutti questi risultati il nostro aeroporto non aveva mai raggiunti. Questo spero che sia un punto fermo, condiviso da tutti. Sviluppo Umbria, nel sottoscrivere il capitale per il 100% delle quote nelle operazioni di salvataggio, era disposta anche a rimanere unico azionista, sobbarcandosi il piano dopo la ricapitalizzazione, pur auspicando naturalmente il coinvolgimento di Camera di Commercio,
dei comuni di Assisi e di Perugia e anche del comune di Bastia Umbra nella ricapitalizzazione e nel piano di sviluppo. In quella fase vi fu chi, come Camera di Commercio, volle restare della partita, ma correttamente valutando non solo l'onere della ricapitalizzazione, ma anche quello della successiva fase contributiva, scelse di farlo diluendo la propria quota fino al 10%. Questo, consigliere Pettarelli, nella consapevolezza di tutti, io a volte sintetizzo in modo molto semplice, ma questo rende idea. Gli aerei non volano se non si sostengono. Questa è una verità evangelica di tutti gli aeroporti, specialmente di quelli delle nostre dimensioni, tant'è che ci abbiamo fatto una legge regionale. Quindi fu una scelta dei soci quella di sottoscrivere la ricapitalizzazione ed acquistare quote da Sviluppo Umbria, una scelta che presupponeva oneri naturalmente di ricapitalizzazione e sostegno. Vi fu anche in quel momento che si apprestò a dichiarare ai giornali che voleva addirittura salire rispetto alla quota detenuta. Ricorderà, consigliere Pettarelli. Alla fine, oltre alla Camera di Commercio, anche i tre comuni di Perugia, Assisi, Gubbio e Bastia Umbra sottoscrissero il capitale. Ad oggi, qual è lo stato? Sviluppo Umbria, la regione Sviluppo Umbria, quindi attraverso Sviluppo Umbria, ha sostenuto l'aeroporto in tutte le annualità del piano. Lo stesso dicasi per la Camera di Commercio, che oltre alla ricapitalizzazione ha versato la propria quota per il sostegno e lo sviluppo, e così come ha fatto il comune di Bastia Umbra. Assisi e Perugia invece ancora non hanno versato le quote di competenza degli anni 22 e 23. Nonostante questo, la gestione della SAS è stata così efficace che ad oggi, nonostante siano mancati circa 1,1 milioni di euro di contributi di questi due comuni, l'aeroporto ha raggiunto gli obiettivi strategici e di volume passeggeri nella stabilità finanziaria di cui ho parlato prima. Certo, se avessimo avuto questi contributi, avremmo potuto dar luogo a più collegamenti, alcuni strategici per la nostra regione. Da parte mia ho sempre trattato con grande eleganza la situazione di contribuzione dei due soci, Comune di Assisi e Comune di Perugia, nonostante le ripetute interrogazioni e domande sul tema. A questo punto però, visto che lei, consigliere, mi pone un quesito diverso da quelli che sono stati formulati in passato, quindi con questa attenzione particolare sui due comuni di suo interesse, occorre per me con molta chiarezza evidenziare quali sono le diversità di atteggiamento. Il sindaco Romizzi ha sempre dichiarato pubblicamente, anche privatamente, di voler ottemperare a questo impegno e mai ha fatto mancare la sua volontà politica e il suo sostegno all'aeroporto. Prova ne è, consigliere Pettarelli, la comunicazione di recente pervenuta da parte dell'assessore Bertinelli, che ho qui con me, dove si dettaglia quanto segue. Per il 2022 dichiarano di aver stanziato la somma spettante di 315.000 euro allocata tra i residui passivi e non spesa, per il 23 di voler accantonare i soliti 315.000 euro di spettanza in sede di rendiconto e per il 24, appena iniziato, di voler reperire e stanziare in corso d'anno la stessa quota di spettanza del Comune. Mentre ai soli fini del versamento, per tutti i tre anni, il Comune di Perugia vuole terminare alcuni approfondimenti tecnici che hanno in corso. Questo io lo definisco un atteggiamento sicuramente costruttivo da parte del socio, che al tempo, come Assisi, volle essere della partita, sottoscrivendo parte della ricapitalizzazione rispetto ad un'infrastruttura strategica per la regione e per la città. Per quanto invece attiene il comune di Assisi, che come sa mi sono sempre guardata bene dall'attaccare pubblicamente per rispetto istituzionale, perché non mi appartiene,
Ho una lettera invece del sindaco Proietti, eccola qua, che non ha mai accantonato somme, non ha dichiarato di poterlo fare e mette in dubbio di dover erogare la contribuzione all'aeroporto, non sostenendo così di fatto l'aeroporto di cui il comune di Assisi è socio, che di San Francesco porta il nome, la cui stazione è collegata stabilmente per ogni rotta di navetta dell'Air Link, pagata dalla Regione, che beneficia principalmente in termini di flussi turistici e di tassa di soggiorno. Quindi, voglio dire, il flusso positivo che ha generato l'aeroporto sicuramente contribuisce a degli introiti importanti che potrebbero ben giustificare l'erogazione della quota di sostegno. Questa è la differenza, in modo molto chiaro, risultante assolutamente per tabulas. Una cosa però voglio aggiungerla. Pareri tecnici e legali raccolti dalla nostra struttura, dall'Avvocatura regionale, da Sviluppo Umbria in qualità di socia e da GEPAFIN in qualità di advisor dell'operazione salvataggio, risanamento e rilancio di SASE, hanno unanimemente considerato il contributo dei comuni di Assisi e di Perugia da versare, peraltro non solo la Regione, non solo la Camera di Commercio, ma anche il Comune di Bastia l'ha fatto già da 2 anni senza ovviamente alcun tipo di rilievo da parte di nessun organo al riguardo. La Regione è disponibile ad andare fino in fondo e con tutti i mezzi disponibili per non privare questa strategica struttura regionale del supporto dovuto da tutti i soci, che consente ai cittadini umbri di avere una Regione sempre più florida e di superare l'isolamento che purtroppo, ahimè, ha caratterizzato sempre la nostra Regione. Ma come ho dimostrato, consigliere Bettarelli, le intenzioni, gli atti, gli atteggiamenti dei comuni di Perugia e Assisi sono sicuramente diversi tra di loro. E questo risulta per tabulas dagli scritti che hanno fatto pervenire, sia per le risorse accantonate dall'uno e non dall'altro, per scelta politica dei vertici, e me lo consenta anche da un punto di vista di chiaro indirizzo politico, perché il sostenere un'infrastruttura reputata ormai e da tutti di straordinaria importanza, io credo che sia, ecco, l'obiettivo che tutti dovrebbero avere per partecipare effettivamente al rilancio di questa Regione che era assolutamente ferma al 2019. E in ultimo, mi faccia dire solo a proposito del Comune di Assisi, visto che Perugia vuole e lo dice chiaramente sostenere l'aeroporto regionale, ecco, se il Comune di Assisi non ritiene di sostenere l'aeroporto, visto che ha fatto la ricapitalizzazione, quindi di cui è socio, potrebbe anche vendere le quote che sottoscrisse e uscire anche dalla società, scoprendo magari di essersi sbagliato ad avere scambiato un'operazione industriale e societaria per un'operazione di comunicazione, rassicurandola da parte mia rispetto al fatto che Sviluppo Umbria sarà ben contenta di riacquistarle queste quote e aumentare ulteriormente la quota di partecipazione che possa consentirci di sviluppare questa infrastruttura e questo aeroporto, perché noi ne eravamo convinti, oggi ne siamo assolutamente certi, ma insieme a noi tutta la Regione dell'Umbria, che questo aeroporto che finalmente ha preso il via non può assolutamente fermarsi. Tant'è vero che stiamo ipotizzando, abbiamo ipotizzato e troveremo risorse proprio per intervenire su quella infrastruttura strategica per la nostra Regione. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Bettarelli per la replica. Ah, mi fa molto piacere la completezza e l'esaustività della Presidente Tesei nel fornire dati, addirittura quindi le somme non versate da Perugia sono, come ci dice lei, addirittura superiori. Avevo scritto 250, sono, mi sembra che abbia detto 315, se non 1000 euro l'anno, se non vado dovute. E l'ha detto lì, no? Stavo prendendo appunti.
Sì, sono proporzionali alle delle quote, quindi sono 245 circa quelle di Assisi, in proporzione sono 315 quelle di... Sì, sì, se l'ha letto lei non ho motivo di dubitare che sia assolutamente veritiero. E una brevissima premessa, poi nelle conclusioni mi prendo un minuto. Quando parto dall'inizio delle sue considerazioni, io non faccio nessuna valutazione in merito alla bontà della strategicità del piano. Dico solo che nelle ultime due questioni su cui la interrogo, come questo piano, che personalmente rispetto ai tanti disastri che state facendo amministrando questa regione, una delle poche cose che salvo è la politica relativa al trasporto aeroportuale, quindi credo che sia un piano tutto sommato valido, quindi non lo metto in dubbio. Io vi chiedo come pensate di sviluppare questo piano a seguito del fatto che, volente o nolente si direbbe, due soci importanti come Perugia ed Assisi non versano quote importanti, perché 315 più 250 fa 500.000 e mancando dal 2022 ad oggi 500.000 di euro all'anno, è evidente che può mancare quello che lei giustamente dice, la come ha detto, per niente non si vola, insomma ha usato una frase che secondo me rende molto bene l'idea, quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Su quello in cui invece non sono d'accordo, e che parlo da più che da consigliere, da ex amministratore, uno che ha anche fatto l'assessore al bilancio del suo comune, e a me sia in politica che in amministrazione mi hanno insegnato un concetto chiave: le amministrazioni parlano per atti, non parlano per lettere di intenti. Chi ha la delega al bilancio? Il sindaco di una città risponde alle esigenze, alle istanze e alle scelte politiche per atti. Le lettere di intento possono essere belle, formali, possiamo essere simpatici, antipatici con una lettera di intento. L'amministrazione di Perugia, così come quella di Assisi, parla per atti. Il bilancio 2022 del comune di Assisi prevedeva una quota che però è andata a finire residui passivi. Questa quota non c'è più, il 2023 non c'era, il 2024 non c'è. Avrà la lettera più bella del mondo, ma sta di fatto che ad oggi il comune di Perugia, come quello di Assisi, e questo lei ci dà la conferma, non hanno versato un centesimo, chi doveva 315, chi doveva 250 mila euro, non hanno versato un centesimo. Quindi per quello che mi riguarda, ad oggi, al di là delle belle lettere di intenti, delle giustificazioni che a me risulta che anche altri comuni, nella fattispecie Assisi, alla Sase, non so se a lei, ma alla Sase ha scritto spiegando bene i motivi per cui è in una impossibilità tecnica, anche a seguito del parere della Corte dei Conti, di versare, per quello che mi riguarda, condividendo in pieno, e concludo, tutte le sue premesse, perché ripeto, il piano industriale va sostenuto, lo dico io che non l'ho, come dire, approvato il piano, ma ripeto, va sostenuto perché è fondamentale, e però dobbiamo metterci tutti nelle condizioni, tutti, comuni amministrati dalla destra e dalla sinistra, di sostenere questo piano. Se ci sono le prerogative tecnico-giuridiche, contabili, per sostenerlo. E se invece, come mi pare di capire, non c'è una mancata volontà, ma una impossibilità, io credo che questo aspetto vada approfondito. E concludo davvero, forse oggi, ripeto, e per questo la ringrazio per l'esposizione molto chiara che lei ha fatto, e credo che un punto di chiarezza da qui in avanti vada fatto. Quindi al di là di chi vota, al di là delle regionali, al di là di i partiti di centrodestra o di centrosinistra, ad oggi, bilancia alla mano, il comune di Perugia non ha versato le tre annualità come il comune di Assisi. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 3, innalzamento dei limiti ed età per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Interroga il consigliere Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Meloni. Grazie presidente, non leggerò tutta l'interrogazione perché è la quarta volta che interveniamo su questo tema, ormai da ottobre 2021, quando abbiamo presentato la prima mozione, peraltro approvata all'unanimità, ma ci tengo soltanto a precisare che, come sappiamo, dal 4 agosto 2023 nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Salute
diciamo, viene accolta la proposta di inserire, di aggiornare anzi le tariffe di prestazione specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesi, che ha definito le tariffe per le nuove prestazioni introdotte nel 2017. E questo nuovo tariffario decorre e riguarda anche l'appropriazione medicalmente assistita dal 1 gennaio 2024. Ora, ripercorrere, diciamo, questo tema sta dentro alla salute della donna. Parliamo tanto di denatalità, parliamo tanto di spopolamenti, parliamo tanto di sostegno e aiuto alla famiglia. Credo che questo sia un tema che si inserisce in questo contesto. Siamo l'unica regione che ha ancora il livello a 42 anni. Abbiamo il Veneto, che l'assessore conosce bene, che è a 50 anni, e sappiamo anche bene quant'è il costo per le donne e per le famiglie che vogliono fare questo percorso, che si aggira tra l'altro dai 5.000 ai 10.000 euro all'anno. Quindi quello che noi torniamo a chiedere, visto che ad ottobre 2021, quando abbiamo proposto la mozione approvata all'unanimità, ci eravamo presi un impegno di continuare il discorso in commissione, avevamo fatto anche un'audizione, se ricordate bene, in terza commissione. Sappiamo bene che durante il Covid c'è stata una battuta d'arresto per i motivi che conosciamo, ma che poi subito dopo il Covid le richieste sono aumentate, così come la necessità delle famiglie e delle donne. Ad ottobre 2022 avevo fatto un'altra interrogazione sul tema e l'assessore aveva confermato che di lì a breve si sarebbero rivisti i criteri per la procreazione medicalmente assistita, si sarebbe costituita una nuova commissione per ampliare a una fascia più ampia della popolazione la possibilità di fare questo percorso. A febbraio 2023 ho ripresentato un'ulteriore interrogazione, sempre legata all'innalzamento dell'età. Ora, noi sappiamo bene che l'Umbria soffre di questo, come molte altre regioni, piuttosto di un decremento demografico importante. Siamo una delle regioni con la più alta presenza di over 65, la seconda regione dopo la Liguria, e sappiamo bene quanto, soprattutto per le donne che studiano, per le famiglie che riescono in età più avanzata rispetto al passato a organizzare il proprio futuro anche in un'ottica di allargamento della famiglia, quanto sia importante anche innalzare il livello dell'età. Ripeto, siamo la regione con il più basso, diciamo, possibilità, perché 42 anni, ci sono regioni che hanno 46 anni, 48 e, ripeto, il Veneto con 50 anni. Credo che dobbiamo lavorare tutti insieme per agevolare questo percorso sia nei termini dell'età che nei termini di qualità del servizio che anche di spesa sanitaria. Quindi oggi chiedo nuovamente a che punto siamo con i lavori iniziati 3 anni fa. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Il DPCM 12 gennaio 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui l'articolo 1,7 del decreto legislativo appunto 30 dicembre 92 502, stabilisce nell'allegato 4D quale condizioni di erogabilità il compimento del 46esimo anno di età della donna e fino a 6 cicli di interventi. Tale disposizione, vista la DGR 1290 del dicembre 23, che approva il nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, verranno applicate entro il 1 di aprile del corrente anno dalla nostra regione, così come disposto dalla nota ministeriale del Ministero appunto della Salute, l'Ufficio di Gabinetto, del 21 dicembre 2023, che proroga l'entrata in vigore al 1 aprile del 2024. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Meloni, senza replica. Grazie.